Bene, oggi faremo l'unboxing della nuova torretta binoculare Max Bright 2 della Bader Planetarium e farò dei test con tre tipologie di oculari. Il primo sono i Fujiyama, degli oculari ortoscopici da 12,5 mm. Proverò lo zoom Bader Mark 4, un bellissimo zoom di nuova generazione, e una coppia di oculari della Morpheus da 9 mm. Sono ottimi oculari da 76 gradi di campo, quindi ottimi per osservazioni di grande campo, quindi soprattutto su campi stellari, su ammassi aperti. E vorrò provarli con due tipologie di telescopi: un rifrattore apocromatico, un Tech 140, e uno Smith Cassegrain, un Celestron 9 1/4. Per vedere la differenza di qualità e l'utilizzo degli accessori che sono inclusi nella scatola. Bene, partiamo subito con l'unboxing e poi vediamo una presentazione del prodotto. Allora, apriamo la scatola e dentro troviamo una bellissima valigetta. Questa è la scatola, troviamo una checklist degli articoli inseriti, che è questa qua, e poi il manuale. Questo manuale è bellissimo, di 24 pagine, è per metà in tedesco e per metà in inglese. E ho saputo dalla Unitron Italia che è in procinto di effettuare la traduzione in italiano di questo manuale, quindi a breve potrete trovarlo o scaricarlo dal sito. Il manuale è molto semplice e in realtà contiene diverse informazioni sulle varie possibilità. Adesso, come vedremo, è abbastanza facile da utilizzare. C'è da dire che questa valigetta è a tenuta stagna e ha anche una valvola per il controllo della pressione, per cui è possibile spedirla in aereo come bagaglio in stiva oppure portarla con sé meglio. La valigetta è molto robusta, è in plastica, decisamente forte, quindi consente di trasportare con estrema sicurezza tutto il sistema binoculare Max Bright 2. Apriamo la valigetta e al suo interno troviamo una serie di cose. Un altro volantino che ci ricorda di un anello adattatore, uno spaziatore se fosse necessario, che adesso vediamo in dettaglio. E poi abbiamo il vero e proprio sistema. Qui abbiamo la torretta binoculare, eccola qua, e è abbastanza importante. Qui c'è il suo siligagello con la busta. Dicevo abbastanza importante perché pesa circa 650 grammi la sola torretta, così com'è. Il sistema è composto dalla possibilità di angolare a proprio piacere la torretta e va da un'estensione da 75 a 65 mm circa di interasse con le pupille. Davanti abbiamo due click lock molto comodi che sono asimmetrici, cioè entrambi il lock è verso l'esterno e per aprirli verso l'interno. Benissimo, quindi questa è la possibilità. Quindi qua abbiamo la direzione, ecco qua. E qui abbiamo l'attacco della torretta vera e propria, questo anello filettato. Che cosa contiene la confezione, oltre alla torretta binoculare? Contiene un adattatore, un naso da 31,8 che può essere avvitato alla torretta, eccolo qua. Questo è il naso da 31,8. Semplicemente si avvita qua, molto semplice, oppure ancora meglio, abbiamo in questa scatolina
oggetto preziosissimo, che è il Glass Pat Corrector. Questo oggettino che sembra un anello vuoto, in realtà contiene una lente, in questo caso da 1,7 x, e un anello distanziatore, quello che veniva visto nel depiantino, nel fogliettino. Allora, che cos'è il Glass Pat Corrector? Diciamo, discende dal fatto che aggiungendo noi questa torretta binoculare al percorso ottico del telescopio, andiamo a modificare la struttura della luce che entra, e quindi dovremmo avvicinare il fuoco perché noi aggiungiamo questa distanza che è importante, ma soprattutto andiamo anche a modificare il percorso ottico. Per cui se il telescopio che stiamo utilizzando è a fuoco corto, quindi sotto l'F7, e verrà introdotto nel sistema anche un'aberrazione cromatica, proprio dovuto al fatto che il telescopio è molto luminoso, e quindi sarà necessario e indispensabile utilizzare il Glass Pat Corrector, che ha la funzione di ripristinare la policromaticità del telescopio e quindi di non rovinare l'immagine. Inoltre, per telescopi corti di fuoco, quindi per esempio da F7 in giù, quindi F7, F6, F5, il fuoco è molto corto, quindi sarà necessario estrarre il fuoco, e questo è il secondo vantaggio del Glass Pat Corrector, che diciamo, manda verso l'esterno il fuoco di un fattore, in questo caso 1,7. Ce ne sono 7 diversi tipi di Glass Pat Corrector, tra cui uno specifico per Newton, per esempio, dovete chiedere a Unitron Italia poi il corretto, e c'è una tabella che adesso vediamo, in cui sono presenti le varie correzioni per i vari tipi di telescopio, che era, eccola qua. Questa è la tabella che noi possiamo trovare per consultare il corretto, Glass Pat Corrector che a noi serve, quello giusto. In questo caso noi abbiamo l'1,7 che guadagna circa 35 mm di fuoco. Possiamo andare da 20 mm fino anche a 80 mm di fuoco per i Newton, e possiamo utilizzarlo in varie combinazioni. E adesso vediamo un attimo come utilizzarlo. Quindi abbiamo detto questa cosa qua, in più abbiamo questa chiavetta che è necessaria per poter utilizzare il Glass Pat Corrector o per usarlo con altri accessori Zeiss Bader che vengono dati in dotazione. Quindi questa qui viene usata solamente per certe combinazioni Bader Zeiss, se le avete già, quindi sapete già di cosa stiamo parlando, altrimenti diciamo, non è utile per noi. Quello che a me serve è il diagonale da 31,8 o da usare con l'adattatore da 31,8. Togliamo un attimo la valigetta, mettiamo la torretta qua e vediamo un secondo come funziona. Quindi noi dobbiamo capire che dobbiamo attaccare la torretta al telescopio. Come l'attacchiamo? L'attacchiamo da questa parte qua. E abbiamo due modi. La possiamo attaccare con il raccordo da 31,8, come in questo caso, semplicemente. Quindi qua stringiamo. E quindi questa la inseriamo nel diagonale che abbiamo a disposizione. Oppure possiamo collegarla direttamente a un diagonale. In questo caso, consigliatissimo, è il diagonale ovviamente Bader da 31,8 che adesso prendo. Quindi possiamo attaccarlo, se no, direttamente a un diagonale. Quindi o con l'adattatore. Qui abbiamo il diagonale, eccolo qua, quindi chiaramente lo inseriamo qua dentro. Però che cosa succede? Che già allunghiamo di questa dimensione, aggiungiamo anche questo altro pezzo e quindi ci allontaniamo sempre di più. La cosa ideale, sia come per qualità dell'immagine, semplicità di uso, ma anche come robustezza del sistema, è utilizzare un diagonale Bader da 31,8 con la filettatura T2 e avvitarlo direttamente al sistema. Quindi lo avvitiamo in questo modo. Ecco qua.
c'è la ghiera di blocco, quindi possiamo bloccarla nella posizione ideale. Quindi noi inseriamo direttamente la torretta nel telescopio, guadagnando tantissimo, quindi guadagniamo questo pezzo in più che non serve più. Quindi ci avviciniamo al fuoco, quindi forse non abbiamo bisogno del glass part corretto. Sicuramente su telescopi Smith-Cassegrain da F10 in su, anche rifrattori da F8, F9, F13, quindi rifrattori lunghi, non serve il glass part corrector, mentre se lo utilizziamo con rifrattori veloci è necessario. Come si utilizza il glass part corrector? È molto semplice, in realtà è questa lentina, qui abbiamo l'anello distanziatore se serve, questa lentina semplicemente la inseriamo dentro il diagonale. Qui adesso, se vogliamo utilizzarlo, semplicemente allentiamo il diagonale, lo rismontiamo, ecco qua, inserisco il glass part corrector dentro il diagonale, però non lo appoggio semplicemente, ma lo avvito. Senza stringere troppo, ecco fatto, è inserito, non può cadere. E quindi adesso riavvito il diagonale alla torretta binoculare. Ecco qua, trovato. Mettiamo. Serriamo il sistema. Ecco qua. E quindi abbiamo sistemato la torretta binoculare con il glass part corrector e il diagonale direttamente un pezzo unico. Quindi questa la possiamo utilizzare in qualunque telescopio già pronta all'uso. Chiaramente abbiamo utilizzato il diagonale collegato. Per gli oculari semplicemente dobbiamo tenere in considerazione un fattore, che se per esempio utilizziamo un oculare di questo tipo, quindi un Fujiyama di cui adesso parlerò in dettaglio, quindi questo è un ortoscopico da 12,5 mm, chiaramente il peso è relativo. Se utilizziamo due oculari invece zoom Bader, eccolo qua, lo apriamo, ecco qua il nostro oculare. Chiaramente dovremo togliere l'anello da 2 pollici, utilizzarlo in configurazione da 31,8. Questo oculare chiaramente rispetto a questo ha un peso e un impegno diverso, quindi anche il focheggiatore dove andremo ad attaccare tutto questo sistema dovrà avere la forza necessaria, quindi dovrà essere un buon telescopio tutto sommato. E quindi come inserire? Semplicemente inseriamo l'oculare nel sistema, quindi lo apriamo, la leva, giriamo e l'oculare è pronto per essere attaccato. Chiaramente accetta qualunque tipo di oculare, quindi basta stringere e quindi abbiamo la torretta per esempio apposta. Quindi il sistema di sblocco ci consente di fermare bene l'oculare, eccolo qua. Quindi l'altra possibilità che abbiamo è quella di effettuare la correzione di ottica separatamente per ogni oculare, quindi abbiamo la possibilità di fare un'estensione separatamente per ogni oculare di ben 6 mm. Ecco qua. Quindi possiamo estenderli separatamente, quindi possiamo avere uno alla minima e uno alla massima estrazione per correggere eventuali problemi che abbiamo con gli occhi. Se non riusciamo ad aggiungere il fuoco differenziato per i due occhi con questo sistema, l'unica alternativa sarà quella di utilizzare gli occhiali durante la visione. Adesso questa noi sblocchiamo l'oculare qua. E un ultimo oculare che utilizziamo
sarà il Bader Morpheus. Utilizzerò questo oculare qua. Ecco qua. Molto bello. Questo è il Morpheus da 76 gradi di campo. Anche questo ovviamente viene inserito nella torretta, quindi viene sbloccata la torretta, inserito l'oculare, stretta con questa leva e l'oculare è perfetto. E anche in questo caso l'oculare e il Morpheus, diciamo, ha un peso ancora leggermente superiore, ma comunque superiore anche al Mark 4, allo zoom. Quindi anche in questo caso, mi raccomando, dovete fare attenzione di aver stretto bene la ghiera di serraggio della torretta binoculare e di aver serrato bene il diagonale al telescopio. Non resta adesso che andare a provare questo ben di Dio sul campo per vedere dal vivo che cosa significa vedere la Luna o vedere un campo stellare aperto in visione binoculare, quindi con la sensazione di avere una visione tridimensionale, per esempio sui crateri della Luna. Questa sera faremo questa osservazione e ci vediamo quindi alla prossima. Grazie. I didn't know from the start. I didn't know how you turned my life around, or how in love I'd be with who you are. But you showed me what it means to be loved. The way you touched me, hold me quietly. You're everything I am not. And when I have you in my arms, I feel undone. So in a long way, I've come to say I love you. Well, every day I open my eyes next to you. Is a day I'm grateful for, because the thunderstorm of who I am, one needs a strong woman, and that's who you are. So we'll start today and build our world together. The way we love is the way we will stand. And I know, yes, I know, I will last the stormy weather. Just as long as I got you.